Dunque, nella giornata di ieri abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino di 39 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine è stata conclusa dall'aliquota operativa del nucleo operativo della compagnia, ed è durata circa qualche mese, quando nel mese di settembre il Ben Boubaker è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. In quella circostanza gli furono trovati circa mezzo chilo di eroina. Le successive indagini hanno consentito di individuare ulteriori clienti, cioè coloro che si approvvigionavano di questo stupefacente, e quindi di chiudere anche il cerchio sull'attività che lui aveva posto in essere. Un arresto effettuato grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Sicuramente, tutto parte da alcuni cittadini che avevano notato nella località San Trovaso delle persone che in maniera sospetta andavano e venivano da un'abitazione. Questo ha indotto gli investigatori a fare dei servizi che hanno permesso di fermare gli acquirenti quando andavano ad acquistare lo stupefacente. Eroina di prima qualità e quanto avrebbe fruttato? Beh, diciamo che al mercato sarebbe stata venduta in totale di circa 10.000 euro. Tanti cittadini trevigiani che si andavano a rifornire. Al momento abbiamo individuato circa 18 acquirenti dei vari comuni dell'Interland di Treviso. Un segnale di un ritorno anche dell'eroina, comandante, che negli ultimi anni era un po' sparita, quantomeno limitato allo spaccio. Sì, beh, il laboratorio di analisi ha concesso di chiarire che è una delle più pure che è stata sequestrata negli ultimi tempi e soprattutto anche come quantitativo è notevole rispetto a quello che invece era il mercato solito dell'eroina. Ultima domanda, nonostante una prima perquisizione, il tunisino non ha preso paura e ha continuato il suo malaffare. Sì, nel mese di giugno c'era stato già un primo intervento da parte degli investigatori dell'arma che aveva consentito di recuperare circa 6.000 euro. Nonostante questo, il personaggio ha continuato pervicacemente nella sua attività e ci ha concesso poi di arrestarlo.